È una delle novità della 33esima edizione di Città Spettacolo, una sitcomedy in un contesto di teatro. Come si innesta questa sitcomedy, il portinaio del Condominio. condominio, come si innesta in un discorso teatrale? Anticipo io la cosa e poi Anticipa, la. Parlando con Giulio venne fuori questo progetto, lui incuriosito della cosa, volle delle informazioni. Praticamente non è altro che la presentazione del progetto, non è la presentazione della sitcom, perché la presentazione ufficiale al pubblico beneventano è avvenuta a metà dicembre, se non sì. sbaglio, a fine dicembre. Pertanto lui era curioso della cosa, disse perché non lo presentiamo come progetto, non come proiezione cinematografica. Qui non verrà fatta la Sì, proiezione, dopo ci sì, sarà comunque la a proiezione seguire, sì. cinematografica. Sono 9 puntate, giusto? Sono 9 puntate in tutto, a dicembre scorso sono andate le prime 5, quelle appunto che riproporremo all'interno del cartellone di Città Spettacolo. E per dicembre invece saranno pronte le ultime 4 che concludono la serie. E chi è il portinaio? Il portinaio sarei io in questo caso, intanto ho portato anche il cappellino, lo indosso proprio. Il portinaio è questo personaggio molto stravagante che sta un po' di tutti e di tutto nel condominio. Ed è anche la persona di fiducia del Sì, di condominio, fiducia, no? che poi giustamente crede di essere un padre eterno, cioè sa tutte le E ha dei cose. sogni. Dei sogni, sì, dei sogni di artista, cioè di fare l'artista. Cantare specialmente. La cosa più bella di questo personaggio, secondo me, è che la maggior parte è molto, molto realista, nel senso che esistono molti, molti personaggi che fanno. Io ne conosco di portinai che hanno lo stesso atteggiamento, e quindi io mi sono avvicinato tantissimo, perché forse caratterialmente sono già così molto Avresti voluto curioso. fare il portinaio da Esatto, quindi grande. facciamo al contrario, perché in questo contesto, nella sit, io voglio fare l'artista, però in questo caso invece dal vivo, diciamo, vorrei fare il È portinaio. uno stimolo È uno vivente. stimolo, Diciamo, esatto. ricordiamo che il portinaio si chiama Lucio. Lucio, Il Lucio, portinaio Lucio, Lucio. Lucio, sì. che è il punto di riferimento di tutto il Sì, di tutto il condominio. Ma dove è condominio. ubicato questo condominio? Perché ho visto qualche scena, ho riconosciuto Sì. qualche palazzo. In realtà abbiamo utilizzato il condominio che si trova di fronte al terminal, Casa però mia praticamente. praticamente, ecco, però abbiamo utilizzato solo la facciata, gli interni sono le nostre case, perché vorrei ricordare questa cosa che ritengo sia importante, il prodotto e lo budget. Io Abbiamo direi fatto proprio zero, zero, rimane lo zero, cioè ogni professionalità non è stata No, assolutamente, retribuita. nessuna. Allora colgo l'occasione per ringraziare tutti, aiutatemi ragazzi se dimentico Sì, qualcuno. ecco, sì. A partire da Antonio Messina Messina alle e le riprese. riprese, Claudio Massimo per le musiche che sono tutte inedite, Riccardo e Duva poi per mi il dicevi in logo. un'intervista sono fatte sull'onda dell'emozione del Sì, momento, quindi come si tutta chiamano una andati a tecnica. casa Siamo andati a casa sua Una volta. e lui vedeva le scene e al momento creava questi brani. Ringraziamo tutti i personaggi che hanno preso parte alla sitcom, che sono attori e non. Come li hai recuperati gli attori non? Gli attori si sa, ma gli attori non come li hai recuperati? Bella Un contesto sfida. di modestissimi che sono degli ottimi Vabbè, sì. amici, oltre ad essere dei bravissimi, io li Amici. chiamerei attori, ma però Non non professionisti. professionisti, però attori bravi comunque, Grazie, troppo perché buono. loro sono poi. Li conosciamo, i professionisti, li abbiamo seguiti, li E conosciamo. quindi io ringrazio tutti quanti, loro che ci hanno dato una grossa mano. E anche persone comuni, Esatto, che persone comuni. praticamente avevano il sogno di poter recitare anche per una sola volta. Ovviamente gli abbiamo dato il giusto input, e poi devo dire la verità, tutti sono stati molto bravi. Quindi voglio dire, anche il vostro si deve essere un discorso di teatro sociale che adesso va Molto, tanto di moda, no? Con la certo, differenza che voi non avete contributi di molto. nessun Nessuna parte, genere. no. Avete qualche sponsor, No, immagino. abbiamo avuto giusto qualche sponsor che ci ha aiutato a fare i manifesti per la proiezione e basta. Le altre 4 puntate andranno a dicembre. Andranno a dicembre, sono molto simpatiche, ce n'è una in Pietro Vito particolare, Pietro permettendo. Vito Da, dipende da Pietro Vito. Di tutto fare. Facciamo tutto in casa, per cui ci Con dobbiamo i tempi. incastrare con il Benissimo. lavoro serio che ci dà da vivere, è quello. Perché come, gli artisti non mangiano, giusto? No. Come i giornalisti, Sì, anche i no, oggi giornalisti no. non mangiano. Facciamo la Allora, fame. ricordiamolo che nella vita facciamo altro, svolgiamo altri lavori, per cui
cui dobbiamo incastrarci con tutti i vari, con le problematiche della vita. E anche gli attori, mi raccontavi, fanno altri lavori, sì, quindi sì, le vostre tutti, riprese sì, sono durati 2 anni, non per la difficoltà delle riprese. Non per la complessità assolutamente del lavoro, ma proprio per trovare il tempo di incastrare gli orari di tutti, anche perché magari in qualche scena ci sono anche 10 persone che recitano contemporaneamente. Persone che, come hanno detto loro giustamente, ci fermavano per strada e ci chiedevano: ci fai fare una cosina, una comparsata? E noi con piacere abbiamo accolto tutti. Ma poi qualche volta vi chiamo e voglio fare una comparsata anche come certo, no, certo, come non, no? Non ho capacità artistica. Posso fare la giornalista? Certo, posso certo fare la giornalista. Ma quello è il nostro ma, gioco, esatto. Sia nelle commedie che quando facciamo produzioni cinematografiche, noi giochiamo molto con i difetti e i pregi delle persone. Se ne può parlare, mi avete stuzzicato, se ne può parlare. Allora mi dicono: ma non tutti possono recitare. È vero, però quando si fa una caratterizzazione di un personaggio e si mette molto in evidenza un aspetto comico di quella persona, ecco che viene fuori l'attore. E la parte anche inconsapevolmente. Certo. Come chi disegna le caricature. Certo. Magari sì, la persona inconsapevole che c'è il nasone viene messo in invece, gioco per quello e fa. Ecco, perfettamente. Io volevo aggiungere solo un aspetto tecnico. Sono quelli importanti. Al di là del montaggio. Poi del resto. Lui fa il portinaio, lei fa la regista. Io faccio questo per la vita. Allora, è stata chiamata sitcom perché era nata proprio come termine giusto. La scrittura era la situation comedy. Situation comedy. Solo che sappiamo bene che la sitcom come ripresa ha una ripresa molto precisa, quella là, stile americana, che poi iniziato a fare le primissime riprese, era un genere un po' passato, e allora la tecnica di ripresa si rifà alle fiction attuali, quello che si vedono adesso a Canale 5, vari centrovetine, eccetera. Anche se la scrittura è sitcom, le riprese sono da fiction, riprese e montaggio da fiction, si usano tecniche un poco diverse. Pertanto chi verrà a vedere, giustamente che ha una certa competenza filmica, dirà, dice, l'hanno chiamata sitcom, ma non è una sitcom, è una fiction. Una rivisitazione della sitcom. Sì, una rivisitazione, perché c'è il problema che la scrittura è sitcom, proprio la scrittura, la sceneggiatura che ha fatto Donatello. Poi le riprese, in corso d'opera, abbiamo pensato di cambiare, abbiamo diciamo creato un nuovo genere. Un nuovo genere, poi nuovo magari genere. Da Benevento chi un nuovo verrà genere a vedere, sì certo, darà il nome a questo nuovo genere. Sarà solo a cinema o si prevede un passaggio in televisione? Anche televisivo, credo, che ci siamo prefissati questa cosa importante, che è la televisione, perché secondo noi si presta molto bene anche in TV. Però era per sponsorizzare questa sit anche a teatro, pensando a teatro, oppure come in questo caso c'è da spettacolo, che è fondamentale anche per le persone di Benevento, che è una cosa che fa parte di Benevento, un prodotto molto locale, quindi non vedo, è una bella vetrina questa di Città Spettacolo e siamo contentissimi di questa cosa. Vorrei ringraziare appunto Giulio e tutta l'organizzazione, Raffaele Del Vecchio, l'assessore alla cultura, che tanto ha voluto, perché anche lui era molto entusiasta il giorno, sì, che ne abbiamo parlato con lui, proprio perché anche nella sigla iniziale c'è l'aspetto di Benevento, l'abbiamo visto cartonesca questa sigla iniziale, dove si vedeva questo trenino che girava, questo pullman, un pulmino con tutti voi dentro, tutti i personaggi dentro, che praticamente sono quelli della sitcom, e che girava per la città, Vario Arco di Traiano, Piazza Santa Sofia, tutti i monumenti più importanti, Teatro Romano, eccetera eccetera. È ovvio che da precisare una cosa, che anche lì il montaggio dell'aspetto grafico è stato fatto con un computer da casa, cioè il computer che io ho comprato con i miei soldi, perciò anche lì la grafica non è eccelsa come quelle che siamo abituati a vedere in televisione, ma perché è fatto in casa. È da apprezzare. Potrebbe essere però un pregio del prodotto. Esattamente, riuscire a fare con poco una cosa di discreto livello. Concludendo la domanda di prima, penso che quasi sicuramente il primo passaggio sarà fatto a TV7, perché il direttore Mario Del Grosso è sempre molto gentile, è disponibile quando noi proponiamo le cose, è sempre pronto a. Diciamo che l'esclusiva a Benevento sarà di TV7. Sì, e sì, poi, quasi poi sicuramente. E poi la manderemo sul circuito nazionale, speriamo, incrociamo le dita. Incroceremo sarà un superamento. Allora, in attesa di questa vittoria
vittoria del Super Enalotto, in intesa del 13 settembre, Teatro De Simone, ore 19:30. Bisogna presentarsi una mezz'oretta prima per ritirare il biglietto. Non si paga niente. È gratuito. Gratuito. Molto importante. Perché dovremmo venire a vedere questa sitcomedy? Perché, è la domanda che facciamo a tutte le compagnie. Prima di tutto c'è lui. Guardiamolo per bene, so, lui. No, ma a parte il fatto che io sono contentissimo di far sta parte, perché ripeto, mi dona molto, mi sta molto bene. Volevi fare il portinaio, bravo. Questa quindi è la inviterei le no, persone. No, voleva fare il rompiscatole. E ci è riuscito bene, ci è riuscito bene. Perciò ne approfitto per invitare tutti i nostri amici a vedere questa sit. E poi, ripeto, non si paga, perché di questi tempi è bene è dire questa cosa. Questa crisi, e quindi venite, vi aspettiamo, perché da voi ci siamo sempre aspettati tanto e abbiamo avuto molte soddisfazioni, perché voi veramente a noi ci tenete nel cuore.